Finalmente con il presidente dell'Associazione Civiltà e Progresso che ha organizzato questo incontro qua all'interno del Royal, Donato Di Ponziano. Noi ti conosciamo ovviamente soprattutto per quel che riguarda il golf, ma anche per tanta attività importante a livello amministrativo per la nostra città. Di che cosa ci parli oggi? Ma intanto noi abbiamo raccolto un po' di sollecitazioni da parte di tanta gente, probabilmente anche e soprattutto quella che lavora al casinò è interessata al casinò. In verità al casinò dovrebbero essere interessati tutti i sanremesi, perché è una realtà importante, perché è un'azienda che ha dato ricchezza e dovrebbe cercare di dare e continuare a dare ricchezza. Beh, è un'occasione per parlare del futuro soprattutto che del passato, perché noi abbiamo ancora in mente il casinò con il re Farud, come si chiamava, non c'è più, è andato Pesica, Pesaola, finito. Adesso noi dobbiamo parlare del futuro, e questa è un'azienda che deve fare intrattenimento, divertimento, oltre che al gioco, e quindi in questa concezione noi dobbiamo portare avanti i nostri progetti e pensare al futuro, Un altro appeal? Beh, direi che oggi come oggi il casinò è nato nel 1900 e qualche cosa, sta di fatto comunque sia che ha talmente tanto know-how a disposizione che non usufruirne e non sfruttarlo è un peccato mortale. Dovremmo entrare nella logica dei peccati veniali almeno, perché se poi facciamo i peccati mortali andiamo all'inferno. Diciamo che non considerarlo nella maniera giusta ha il significato di poter andare all'inferno dopo, insomma. Ecco, quindi ci saranno delle proposte oggi? Sì, ci saranno delle idee da portare avanti, ci sarà anche Vittorio Ravà, che è amministratore delegato del casino, che è stato amministratore delegato del casino di Venezia. È un modo di confrontarsi per il futuro con delle idee nuove, ma le idee nuove devono passare attraverso la qualità. Cioè, perché se si massifica e si entra nel grande circo del gioco d'azzardo fatto con internet, fatto con le slot machine, eccetera, siamo rovinati, perché perderemo sempre. Ormai quello è un competitor che ci ammazza. Quindi l'unica possibilità è entrare nella qualità. E nella qualità noi teoricamente potremmo entrarci, di questo parleremo. Ecco, qualità intesa come accoglienza del visitatore. Qualità al significato dell'accoglienza, al significato dell'intrattenimento, al significato di diventare un riferimento per il look, per l'allure e tutte. Ce n'è bisogno? Ma ce n'è tanto bisogno, no? Perché si è perso un po', e questa perché sorridi, ma si è persa questa allure e questo punto di riferimento che siamo stati per tantissimi anni. Forse varrebbe la pena ritrovarlo e recuperarlo.